flame. Se vuoi mandarmi un millino, magari stasera ci facciamo pure start condiviso. Il cerbero fa parte di quella sorta di cloaca di intellettuali da salotto che si dà toni di gendarmeria di Twitch. Questi sono i vostri idoli del cazzo. Mr. Marra, re indiscusso di Twitch. L'ubriacone di YouTube a cagare. Finalmente si è vista quella faccia di cazzo di Flame. Poteva tenersela. Il cosiddetto cancerbero. Lo sento in live, mica esplode lo studio. E io mi puoi risposti tutte e tre cadaveri che vi pisce di cavo. Urge privatone, amo, urge privatone. E poi abbiamo quelli del cerbero. Guadagna 500 euro, guadagna di stagnante. Sono idiopatico, sono malato, ci muto anche sopra. Ragazzi, il bullismo è la cosa più schifosa del mondo. Io chiamo la polizia! Chiamo la polizia! Io chiamo la polizia! Io chiamo la polizia! Chiamo la polizia! Io chiamo la polizia! Io chiamo la polizia! È un infame di merda al collaboratore. Diciamo che io sono un guru dell'online marketing, ho creato tutti gli altri guru. Potrei essere tranquillamente nel mio. Cioè Marra, hai rotto il cazzo, cioè Bau, pare che ti voglio succhiare la minchia, mezzo è vero. Io mi vergognerei, sincero. Io mi vergognerei se fossi costretto a usare una maschera perché sono troppo brutto. Infatti sto riflettendo, ma sul chiamare il telefono azzurro. Poi loro fanno sempre i buffoni e non mi piace che prendono in giro gli altri. Marra, Len e Santor, siete stronzi tutte e tre. Se me lo me. Taci, non sai giocare, taci, non taci, taci mai, no, taci, non esiste, taci, non sai giocare, non sai giocare, taci, non sai giocare, taci, non sai giocare, taci, fino alle due di notte, taci, non sai taci, giocare, non taci, sai giocare, non 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 sai giocare, mai, no. Siamo la più grande potenza mediatica del web. Ma senti che me lo dice il morto più parlante della storia di questo cerbero. Nel titolo c'è il gabrone, non ci sono gli streamer giocano, perché? Perché il mio nome è quello che funziona chiaramente, ragazzi, ma è normale, ma voi sciacallate a vita su ste stronzate. Ubbidienza. 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 A me mi dovete succhiare il cazzo e non dovete farvi più vedere sul mio canale e non dovete neanche più salutare. Fanno un tipo di intrattenimento che non è molto in linea col mio. Io voglio dire, ho creato un'industria, sono socio di Daiken, non è che stiamo proprio qua a scherzare. I giorni personaggi da Pitch Show. Che c'è del pericolo in quella fase. La chat è una cagliata mondiale. Come cazzo li permetti? Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, popo popo podcast. Cerbero, papà papà podcast, Marra nigirisce i depe, lei urla rana rana rana. Cerbero, papà papà podcast, Dubbi vuole estinguersi, tre teste per un cerbero. Cerbero, papà papà podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno guardo
macchina da Link. È top. Ma va che bene. Stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Hello. Gloscia. È top, va bene. È top, va bene. Top, va bene. Benvenuti in questa nuova trasmissione. Transizione? Ma così, goliardicamente. È top, va bene. È top, va bene. Oggi è San Pietro. Ah, ecco perché c'era il casino là a metro. San Pietro, sì. San Pietro e Paolo. Ma Paolo era il gay dei due? San Pietro, no, era una Pietro coppia. Il gay, appunto. Era una coppia, perché San Pietro no, uno e Paolo. Era un finto gay. No, regà, erano non binari. Ah, già i tempi, ammazza. Mi sembra. Seguivano già degli infartati. Sì, erano i binari. In realtà questo... i binari. Beh, ai tempi loro no. Come facevano i non binari? Vabbè, comunque questo mette luce in realtà su un problema più grave, cioè che oggi è festa nazionale, non si lavora. E... Beh, allora, vabbè, grazie mille per aver visto questa live, ragazzi. No, perché ciao, i ragazzi. Nostri amici no, ci hanno detto: dato che mercoledì è festa, perché non andiamo tutti al mare? Vi ricordate queste cose? No? Questa, anche la possibilità di poter dire sì a ciò? Lo ricordate? No, io un po' me lo ricordo ancora, non più, un po' più. Vago. E io avrei voluto dire sì istintivamente, ovviamente. Io penso chiunque, però vabbè, niente. Infatti, qualcuno mi ha domandato. Io non capivo perché le feste ormai nella mia testa non esistono più, è festa solo domenica, qualsiasi giorno dell'anno sia. E ho detto, ma mercoledì streamate? Ho detto, certo. Molto sicuramente. Saremmo potuti essere a casa di Enza Perniciaro a Fregene, con Max Proietti e Luli. Sì. Detto ciò, ragazzi, una notizia incredibile. Mi moglie. Sposa una bambola di pezza. Creata dalla mamma, matrimonio con 250 invitati e viaggio di nozze a Rio. Intanto tocca capire qui il costo da mazzetta dei vari parenti e amici. Comunque c'è sempre da dirsi che è top sta con una bambola. Te immagina, stai con una donna e dovissimo. Finalmente c'hai sempre ragione te. Sì. Ma è italiana? È incredibile. Non lo so, adesso leggiamo. No, non credo. Rocha Morales. May Rivone si chiama. May Rivone Rocha Moraes si lamentava spesso di essere nubile e ha trovato una singolare soluzione. Ok. Un amore un po' strano, ma non del tutto inedito. Sposare un pupazzo di pezza, però, sembra un racconto fantasy. Invece è diventato realtà. Santo cielo. May Rivone Rocha Moraes, 37 anni, si lamentava spesso con la madre di essere nubile e di non aver nessuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa Junina, in onore di San Giovanni Battista. Vedi che ritorna San Giovanni. Brasile. Oggi San Pietro, San Giovanni. Molto partecipata in Brasile, vedi, brasiliana. Però nel dubbio c'è anche un briatore non molla e replica ancora. Vabbè, sta sempre bene. Sta sempre lì. È nato così Marcelo, un pupazzo di pezza a misura d'uomo. Dio che paura. Creato dalla madre della donna. Mi sembra il Casanova di Federico Fellini, per chi l'ha visto. Ma potrebbe diventare un bambino vero, un uomo vero, Marcelo? Non lo so. Dipende come. Lo devi trattare come un uomo vero. E diventerà un uomo vero. Ah, se funziona come Pinocchio, secondo me non conviene. Sì, fa una brutta fine. No, non conviene. Però mi sa che non gli si allunga il naso. Appunto. A Marcelo. Quindi è meglio lasciarlo nella tua condizione di pupazzo. Ma io so, Simone, che cosa si sta domandando. Cioè, se questa ragazza lo tratta come un oggetto, no? Sì, secondo te? Secondo me sì. Secondo me no. Lo rispetta tantissimo. Lo ama. È nato così Marcelo, un pupazzo di pezza a misura d'uomo, creato dalla madre della donna. Basta oggettificare Marcelo. May Rivone ha subito potuto organizzare il matrimonio, a cui tra familiari, parenti e amici hanno partecipato 250 persone. Vedi, però questa è una top tecnica per intascarsi e mazzette, perché bustarelle. Benedettona! Manco te devi dividere con tuo marito, perché tutti tu. Capito, capissi, è una svolta, sì. E poi via in luna di miele in compagnia dello sposo. Vabbè, io queste virgolette le leverei comunque, fatto quotidiano. Un po' offensive. Cioè, che cazzo. Sì, infatti. Nella splendida cornice di Rio de Janeiro. Bello. La donna ha successivamente raccontato di aver partorito
Ok. Una bambola di pezza, la stramba coppia, stramba, in realtà era la strana coppia, però ok. Chissà come ha partorito. Da Dusk. Adesso ha anche un figlio, ma così, non specificano altro. Ma sembra un horror. Chissà chi assomiglia. Immaginate tipo se hanno girato il video del parto, proprio che gli esce dalla, dalla fregna. A parte che è orribile, Marcello, io non vorrei fare body shaming, ma... È brutto. È veramente brutto in culo, raga. Con quei baffi tutti attaccati. No, ma stai fuori, sì, esatto. Ma, quelli, ma quello è il labbro superiore o sono i baffi? Sono i baffi. Un mix, sì. Baffi, sì. Ma è un mix. Sembrano c'hai i baffi sopra le labbra, capito? Sono baffi che seguono perfettamente la linea delle, del labbro superiore. Ma era il detto, il baffo si impregna, sì. Faceva rima... Con fregna, sì. Ma non mi ricordo cosa faceva rima con fregna. De birra e de fregna. De birra e de fregna. Ah, de birra e de fregna. Oh, ah, il baffo si impregna. Ah, così era, ok. Invece io mi ricordo quella là, sono all'antica, sono il culo e bocca nella figa. Pensavo questa invece. Oggi proprio. All'antica, un gentleman. All'antica. All'antica. Oppure inverti, no? Il naso ne... No. La bocca nel culo e il naso nella figa. E dipende se è un 69 o se è un prupazio. Un prupazio. A proposito di festeggiamenti, matrimoni, Gianluca, battesimi, mia nonna. Ciao nonna. Ciao Lucia. Laure, Rita De Crescenzo è ovunque. È trash o divertente? Ma già sta domanda del web non la capisco molto bene. Però al sud sono diventati un must i concerti, e basta, se così virgolette. Si possono chiamare. Queste virgolette sarcastiche insinue. Mo fascina signora de mezza età da macchina, capito? Che dice tutte cazzate al microfono, è diventato un concerto. Di Rita De Crescenzo all'altro. Aure, comunioni, battesimi e cresime. Vabbè, questa diciamo una che è diventata virale su TikTok per le sue cazzate. Ma vediamo. Ma di che regione sarà questa? Veneto. O trallalla. Veneto, credo. Val d'Aosta, sì. Mai? No, no. Non c'è mai nessuna notizia dalla Valle non d'Aosta. Non succede un cazzo. Stanno al top lì. Pure in pieno Covid comunque. Toscana, dite? Forse Toscana. Ti sento di fa. Ma perché? Sembra che sta arrivando una donna, sembra. Perché 20 Century Fox? A caso. Okay. Va bene. Che boomerata. Pov, tuo cugino invita Rita De Crescenzo alla sua festa de laurea. Signore e signori, in questo magnifico evento abbiamo un ospite d'eccezione, un personaggio femminile che ha spopolato il mondo social. Se l'avvocato social. Hai sentito? Un social. Il mondo social. Ha sentito? Passiamo, l'hanno definita la regina di TikTok. Uè, ci dobbiamo divertire, ma è Sdrumo. È qui per voi. Laureato Sdrumo. Sì, è Simonetti. Lui non sa dove si trova in questo momento. È un sogno lucido. Sta sì. È un sogno lucido. Guardate come sta. Santa, ragazzi. Oh, dadla là. Ho sentito. La domanda è questa: secondo voi quanto prende per queste comparsate? Per curiosità, è un'indagine di mercato. Ma alle feste. Secondo me dai 2 ai 5. Io avrei detto dai 2 ai 3. Però sì, insomma. 300. 1000. Ma dai, no, rega. Sì, io sto al 100. Se 500 euro. Ma questo per me 2 feste al giorno. Ma secondo me no, secondo me, non ci arrivano a dagli il millino, sai. A nero, ovviamente. È ovvio. O no? Oh, ma minchia, stiamo all'estero, stiamo a Napoli qua. Allora, il contesto. Allora, là si ha da stazione diversa. Il contesto mi sembra comunque. È come Dubai. Ah, certo. C'è il paradiso se fiscale. Vuoi, sì. Ma in realtà, qualsiasi posto è come Dubai, se lo desideri fortemente. Ci devi pensare proprio. Sì. Poi sapere. Certo, però stavo di il contesto sembra una festa appunto di laurea in una villa di gente facoltosa.
Sì. Poi non lo so, magari andrà pure in altri posti dove il budget è minore. Però questa mi sembra una festa bella, sì, dove ci hanno investito. Esatto, ci hanno speso. Pure il laureato, un accappatoio da Playboy, sì, capito? Sì, sì, proprio le macchine del fumo. Cioè, nel senso, fanno un po' così a Napoli le feste. Pure diciamo che non c'ha grandi disponibilità, comunque i festoni ci spendono. Io in realtà, sì, a Napoli hanno sempre avuto, diciamo, questo concetto di, come posso dire, di, senza essere offensivo, di folk. Clore. Ma sì, ma in realtà a me piace, cioè io sì, li invidio, perché sì, intanto fanno lavoro a gente e comunque non c'è poi vabbè, se pagano le tasse quelle è un altro infatti discorso. Infatti ho letto le fatture, le fannestre che... Però io ti intendo proprio il, il mercato del giubilio, della festa, no? È molto più, diciamo, florido al sud, in quei posti là, insomma, piuttosto che in Valcamonica. Sì, 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 me l'avevamo detto. Ed è un mercato che anch'io finanzierei se ne avessi la possibilità, cioè farei feste, cioè, è una cosa figa, i secondo me, organizzare eventi. Figa. Ma poi quando cade nel trash, no, non dico sempre, fa una festa per ogni singola cosa. Sì, però dico però, si festeggia tanto. Comunque questa dicono che a Roma, no, questa, è possibile, questa festa qui. No, può è essere. Impossibile. A Roma, laureata alla Luis. A Roma le persone non si comportano così, ragazzi, è facilissimo, è come se adesso vedessi un filmato del Pakistan. Allora, se sei laureato... Direi immediatamente che non si tratta... È un pariolino, se si è laureato alla Luis... Confermo il discorso sul budget. Ma se vede, dai, cioè il laureato con l'accappatoiino, non lo volevo dire. Sì, sì. Però, dai, su, cioè, per cortesia. No, però aspetta, no, dillo. Ma aspetta, commentiamo. Si commenta da solo. Vabbè, ma commentiamolo l'outfit del laureato. Oh madonna, è un ospite di eccezione, un personaggio femminile che ha spopolato il mondo di spettacolo facendo divertire milioni di persone. Ha detto Giorgia che è la festa di un TikToker famoso, quello è TikToker famoso in teoria, quel ragazzo, È Strumox. Strumox. Sì, è la festa di un TikToker abbastanza famoso, pieno di soldi, così mi ha detto. Top. Se ci dici il nome, cioè se mi scrivi il nome, pure napoletano, immagino. Dei gusti, no, vabbè, sa che è di Roma veramente. E, se ci dici il nome, vediamo i suoi content. Gli diamo uno shout out. Poi c'è sempre la stessa introduzione, cioè si porta facendo divertire milioni di persone. Il tipo che la presenta è sempre con lui, quello col cappello. Bambina è terrorizzata. Ufficialmente l'hanno definita la regina di Napoli. Accogliamola con fortissimo applauso. E qui per voi Rita Decrescenza. No, povera piccola. No! No, Chitano, no, è sadico. Ma gli hanno sparato un faccio. No, la bambina è traumatizzata. Chitano, sadico in culo. Poverina. Ma è spaventatissimo. Era un po' stunnato. Era solo impaurito. Mamma mia. Ma io farei un appunto per l'outfit della signora. Più colorata, così è troppo tetra. Un po' crudelia da mo'. Ci sta. Così tetra? Sta un po' crudelita. Alla fine è molto allegra, fa musica per divertirsi. Perché deve... Sempre così. Buonasera, è la festa di Irma, è una sorpresa, venite con me. Era un funerale, non è vero, ragazzi, cosa dite? Che è sta cosa? Chiapparella! È un flashback questo. È un sogno lucido, che è? È un'imitazione che mi ha già rotto i coglioni. Terrificante! Ah, non era lei da giovane, greve? Non è stato raggirato? Direi proprio di no. Vabbè, ammazza, o è tipo davvero come streghe, ha succhiato la ninfa vitale a qualcuno. La ninfa. Alla bambina. La ninfa. Bambina. Ha succhiato della ninfa del midollo spinale della bambina. Tramite il liquido lattice. Il liquido lattice? Là è pieno di liquido lattice. Guarda che la ninfa spinale è piena del... La ninfa spinale è piena di liquido lattice. Dio. La prelevano pure per far cose. Oh, e Berato e piccolo Luca possono far risorgere l'infanzia. Poverino sto Luca. Dai Roma! Si chiama Carola Peroncino. Dai, lo so che una volta nella vita l'avete mangiato. Cerchiamo subito. Allora, il ragazzo della festa si chiama Carola Boy. So anche che un po' Carola. Carola ci sta, Troppo buona. Preparatevi, perché so che la farete. Particolare. Vedi, infatti... Vediamo. Ah, sì. Mi è capitato ogni tanto. Ah, infatti il primo è esattamente quello che abbiamo visto.
Quali sono i suoi contenuti abituali? Vabbè, sono stato io TikTok. Della mia festa, perché qua su TikTok ne sto già vedendo di tanti e mi sto divertendo già. Ah vabbè, è un ragazzo normale, 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 cioè, con una piscina normale. 50k TikTok non è tantissimo alla fine. No, so che non ci sentiamo da un po', ma vorrei darmi la mia maglietta di Fendi. Devo venderla su Fendi. Sì, stiamo mezz'ora da reaction, ma non stiamo in reaction. Oh porca troia. Da Ero. Oh madonna, scusate raga, sta cosa ho fatto un danno. Abbiamo appena visto questo. Ero preso da sto tipo, cioè ero presissimo. Eravamo catturati dal suo sguardo. Come cazzo fai? Marco è rimasto incantato. Perdonatemi, lo guardavo là e mi fissavo. Ma come fai? Mi fissava. Vabbè, cioè, scusate. La piscina pure è molto bella. Sono un po' stanco. Vabbè, dai. Era solo questo. Ma che è, oh? Quando con la palestra vuota l'uomo di turno si piazza sempre dove sei tu. Ragazzi, non ho parole per quello che è successo. Il signore semplicemente si doveva allenare, usare quell'attrezzo, ma è stato accusato sui social di essere un pervertito. Donne, non siete al centro del mondo e non sempre avete l'attenzione puntata addosso. Inoltre non penso sia legale pubblicare video in palestra con altre persone senza il loro consenso. Molto probabilmente lui è un padre di famiglia e non si meritava questa esposizione mediatica. Infatti il video ha fatto quasi 1 milione di visualizzazioni. Sicuramente esistono situazioni di molestie in palestra, ma questo non è il caso e il signore non l'ha neanche guardata. E voi cosa... In realtà c'hai ragione, però non te posso prendere sul serio con una maglietta Prozis. Parliamoci chiaro. Diciamo che questa cosa mi sembra la versione italiana di quella che avevamo visto della ragazza americana, credo. Quello è chiaramente un trend. Però e non mi stupisce che l'abbiano provato a replicare. Capito. Infatti ha fatto pure 1 milione. La postura della ragazza, no? Sì. Beh, una bella postura. No, dico, è una posizione proprio... La posizione adeguata per l'esercizio, no? Non so, non ho idea... Credo, cioè, sia, senso, credo perché sia... io questa posizione l'ho vista in un video e gli elevavano una cosa dal culo a una in ospedale. Io un video di allenamento? Eh? Un video di allenamento? No, 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 era proprio un video... Una procedura? Era una procedura. Allora, l'unica cosa in casa... L'unica cosa io solo in così l'ho vista questa posizione. Un'estensione per il gluteo. Quale potrebbe essere? Estensione per il gluteo, cioè che spingi con la gamba indietro. In quel caso, sì. Hai mai aiutato una donna col proprio gluteo in palestra? Sì. Io non ho visto. Gli hai stimolato il prana? Sì, però non mi hanno mai fatto video, fortunatamente. Meno male. Comunque, questo non è un invito, potremmo dire. No, anche questa ma posizione. In realtà il tizio stava nel chilling assoluto. Cioè. Ma che ha fatto il tizio? Nulla. Infatti, non ha fatto nulla di che. Nulla. Cioè, boh, sta andando verso un macchinario. Neanche l'ha guardata di striscio. Lei intanto si guarda intorno mentre, zero proprio. Mentre aspetta zero. Lo stimolo da... Zero. Sta a fai cazzi su. Lei si guarda intorno. Poi lei sta all'allenamento. Mentre sta nella posizione così. Diciamo da stretching. Sta facendo stretching e intanto si guardava intorno. Comunque è micidiale la combo comunque di informazioni che abbiamo. Poi mette pure prima, no? Cioè lei, no? Ora cosa sta pubblicando consciamente sui social? Innanzitutto, che cos'è? È un tentativo di cosa? Di un video virale, di una cosa scandalosa, no? Di un problema sociale. Ma alla fine vediamo lei a pecora. Cioè noi stiamo vedendo lei a pecora. Lei è in riposo in questo momento. No? Posizione... Perché tu sai che tra una serie e l'altra adesso. C'è il riposo. Nel senso, ho visto adesso, potrebbe se sta mette questo. Il manubrio incastrato qui sotto. E se dia una cosa che la ritrae in modo attraente, lei lo sa benissimo. Quindi se va virale... Non va virale solo la sua causa, certo. Va virale anche lei, no? Immagino ci sia tutto un ragionamento da influencer dietro, questo volevo dire. Più che altro vedo la premeditazione, perché sembra quasi in attesa. Si è messa lei così, perché se lo sa, pure intorno a destra e sinistra, ha fatto l'inquadratura, ha preparato tutto, no? Esatto. Proprio... Il primo che arriva lo incastra, è un trappolone. Oppure, e sono sexy oppure, mentre lo faccio, quindi è proprio un pacchetto, non so come spiego. Perché se va virale va pure virale lei, bella, non so se mi spiego. Sì, sì, ma è fila, oppure, è la stessa malintenzione con testa io. Oppure, semplicemente si stava filmando nell'esecuzione di questo esercizio, magari per metterlo sui social, poi ha visto sto tizio a caso... Ha detto ok, mo ci metto le scritte così faccio lo scandalo. È vero, potrebbe anche essere. Potrebbe anche così. Non essere premeditato perché effettivamente. Quindi, se è come dici tu, stava a fare semplicemente la fregna. O magari stava a pubblicare un video di esercizi come fanno tante persone, no?
Vabbè, però... mentre fanno i fregni, a quello serve anche. Sì, vabbè. Poi non lo so. Non c'è nulla di male a voler fare i fregni. No, può essere, no, come... ma non lo so, magari il suo profilo... Bel profilo. Magari sul suo profilo fa vedere esecuzioni di esercizi, magari è un'istruttrice, anche se non credo. Nei suoi atteggiamenti non c'è niente di male, però comunque è proprio scandaloso. Che mo sta in una posizione X, chiunque passa ti ha fatto subire una molestia. Sì, appunto. Ma che ragionamento è? Cioè, appunto. Non ha proprio scontato che se si è avvicinato uno è perché c'è sto Ma pure io. Se guardo, no? Ma pure se guardo. Cioè io mo, supponiamo che sono un porco, no? E sto in palestra. Vedo questa col bucio de culo proprio aperto, no? Proprio che vedi il camelto da dietro. Il camelto. Io mo posso guardare. Guardo così. Vedo vedere il TikTok. Ti faccio una querela, ti levo tutto, ti levo. Secondo me si può pure guardare, ma è cringe fissare. Cioè nel senso io posso sì, fare Sì, ma questo un po' manco così. Ha guardato. E quello no, è il problema. No, io l'ho anche no. aumentata, no? Guardo un bucio di culo. Un bucio di culo. Non posso. Scandaloso, vede veramente, guarda, una pena. Ma perché poi questo qua sai che cosa fornisce? Un'arma che le persone poi usano sui social, come abbiamo visto in abbondanza. Quanti ne abbiamo visti che di una condizione magari di minoranza creavano dei scandali forzati? Certo. Tipo Aria V. No, no. No, no, Marco, non fare quella domanda. Dai, va. Lasciamo perdere, va. Adesso, oggi sto avvelenato, porco Dio, vi tolgo pure i box. Fare quella domanda. Anche questo video ha suscitato un po' di scalpore sul web. Sì. Alessandra Amoroso, avete tutti presente? No, Marco, cioè, sì. conosci? Sì, 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 la, sì. Cantante. La cantante. Canzone, una canzone. Quella che fa tutte le liste delle cose. Una canzone andare di Alessandra. Andare a mare, giocare, cantare, titolo parlare, di una canzone, sognare, che ne so. Urlare. C'hai ragione però, è così, però un titolo... No, però no, oddio, no. Se posso dire che mi ha fatto soffrire per tutto il tempo là di Casa Azzurri, dove ho fatto le riprese, che lei ha un concerto a fianco a me e ha cantato per tutto il tempo. Ha fatto un concerto di bottone. Dove andare? Penso hai linkato qualunque cosa. Vai a cagare. E andare a mangiare, sognare, cantare, parlare così. Una certa stava impazzito. Oddio, quante cose elencherà. È come Jovanotti al femminile. Una cosa del genere. Jovanotti è peggio, sì. Sì, sì, vabbè. Jovanotti è peggio, Jovanotti. Lo ricordo bene. Insopportabile. Però Jovanotti c'ha quella qualità che a me fa morire. I proprio... piedi. No, quella fofa. Sì, diciamo la... quel fofa. Ma quello c'è sta, sai, non fra caratteristico, anche sì. quando fa uno solo, io lo so che non fa uno solo. Ma quello c'è sta, è bellissimo. Proprio lui insopportabile, guarda, 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 come non persona, so ironico, eh. Come essere umano, l'ho è conosciuto, non è scherzo, scherzo. Non so ironico per niente, io la amavo quella canzone, e me, ma sì, e ha fatto a me delle belle molto, canzoni Jovanotti. A me piace molto il suo timbro, la sua un voce. Del mondo prezzo, spaccava i primi. Tranne, vabbè, certe canzoni. I primi. Un velivo del ma Gianlu, mondo. Tu lo sai che non sei solo, lo anche quando non sei solo. Io lo so che non sono solo. L'hai capito? Lo so, non l'ho capito, Simone. Mi potevi dire fuori, giustamente, serenata rap a sto punto. Sì, no, beh, vabbè, carità, è vero, sì, cioè, c'aveva 20 anni. Serenata rap, serenata rap. Allora, un video con Alessandra Amoroso pubblicato su TikTok divide gli utenti. Per evitare TikTok sempre in mezzo, stiamo sempre a vedere le cose di TikTok. Sempre in mezzo ai coglioni. Per evitare di scontentare gli altri presenti, Alessandra Amoroso preferisce non autografare il cuscino di una fan. No. Il video però diventa virale, si accende la polemica e il nome dell'artista finisce in tendenza su Twitter, addirittura. Ma perché non ha voluto firmare un cuscino? Ma mi sembra una follia. Cioè, alla fine può firmare. No, guardi, ma che sì. Allora, però lei mi deve aiutare, se no qui così. Facciamo. Oddio, mi sento male. Mi sento male. Allora, la questione è che se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male. Ah, okay. E io queste cose non sono abituata. No. Mi dispiace. No. Vabbè, tuo? Sì, ok. Grazie. Ti ringrazio per aver compreso. Sicuramente ci sarà l'occasione. Va bene. Grazie. A San Siro. Ah, Dio, che bello. Venga a San Siro. Grazie. Oddio. Vabbè, è una situazione che posso capire tranquillamente, scusate. Ma è stata carinissima. Sì. Vabbè, ma i bambini incapiscono un cazzo. Ma scusate, cioè, ragazzi. Quello è il problema, i bambini. Ma è una situazione che capisco tranquillamente, no, ma bambini, anche nel nostro le piccolo. Le polemiche. Ma da dove saranno nate le polemiche? Perché io penso che qualsiasi persona dotata di raziocinio possa... Perché un bambino a Twitter... No, TikTok, su TikTok si è accesa la polemica. No, si è accesa la polemica su TikTok e divide gli utenti di TikTok. E poi si è spostata pure su Twitter. Sì, però. Sì dopo sì. Virale. Però secondo me, appunto, allora, quale persona potrebbe indignarsi per questo video? Ma secondo me non solo i bambini, anche il classico, con tutti quei soldi che c'hai, devi rispettare i tuoi fan.
Però il discorso che ha fatto aveva senso. Ha molto sì, senso. Ci sono persone che danno per scontato che magari lei sta là e avrebbe dovuto firmare cuscini a tutta la platea. Sì, ci sì. stanno, come sta di Davide. C'è sempre una quantità di odio sociale anche su Facebook. Noi nel lo nostro vedo piccolo sempre. Penso ci siamo passati. Quante volte siamo trovati in una condizione dove tu dici se faccio una foto con lui, lo fa con altre 30 persone che ovviamente... E certo. Poi la vogliono e dipende sempre dalla situazione. Magari non è il momento, esatto. Soprattutto in un contesto del genere dove lei sicuramente stava anche lavorando. Dipende dalla circostanza, perché ormai uno poi capisce come vanno le cose, certo. Cioè che fai la foto con uno e poi si crea la calca, no? E ogni tipo, non mi ricordo, al Comic Con, se avevo fretta, dovevo fare una cosa e dovevo andare da un padiglione all'altro, purtroppo non mi fermavo, perché... Sapevo che mezz'ora dopo, quando invece avevo più tempo libero, mi fermavo, c'è stavo 3 ore di fila. Certo. Quindi uno deve anche dosare il tempo. Fortunatamente il 10 luglio non ci sarà questo problema. Firmeremo qualsiasi tutto, cosa, tutto. Anche organi genitali, tutto. Punto esclamativo, parti. Andiamo avanti, vediamo un po' le polemiche. Oddio, che cazzo ho combinato, io ho pubblicato quel video perché ero felice che mi aveva parlato. Ho capito. Questa è la ragazza che ha pubblicato il video. E non voleva creare polemica. Un utente ha raccontato ciò che sarebbe accaduto davvero. Ok. Ma vabbè, il contesto è: Alessandra scende dal palco dopo le prove per salutare da vicino il pubblico ammassato alle transenne, una dei pochissimi artisti a farlo, tra l'altro. Nonostante non potesse perché aveva i tempi strettissimi, essendo quello un evento Rai con dei tempi televisivi e non un suo concerto. Dice, si vede nel video, varie uscite, ai ragazzi in transenna che non potevano fare foto e autografi per questo motivo, ma che voleva salutare tutti, quindi saluta carinamente e arriva dalla ragazza del video. Perfetto. Quando il tizio della security le passa il famoso cuscino, lei, dopo aver spiegato la stessa cosa ai ragazzi poco prima, ha ritenuto opportuno non firmare solo per la ragazza in faccia agli altri, quindi non preferire solo lei a fronte di altri che erano stati comprensivi in quel momento. Questo è ciò che ha tentato di fare Alessandro. In quel momento non si trattava di altro. Ci avrebbe messo 3 secondi per firmare. È un suo principio quello di non voler preferire uno all'altro in questo tipo di situazioni. Vabbè, ci sta secondo me. Ma sì, ma infatti la ragazza fan, come ha scritto, era semplicemente contenta di aver interagito alla fine sti cazzi della firma. Cioè attaccarsi esatto. alla firma, alla cosa materiale, piuttosto pure che allo scambio umano è cringe, è infantile. Secondo me. Sì, sì. Quindi, forse capiscono che tanti si sentono legittimati. Ah, lui l'hai fatto, allora pure a me lo devi fare. E poi si crea la calca. I bambini. Per questo sono in mente i bambini. Cioè, nel senso, è una cosa infantilissima. Con la folla un po' succede. Allora, mi hanno detto di guardare. T'hanno detto. Qui al Cerbero, questa roba qui. Ah, cos'è? Il bar degli orrori. Non pagano gli impiegati. Ho lavorato in un bar, io non ho mai visto un euro. Ma che donna malata, che cazzo. Ciao ragazzi e bentornati a Pagami Sto. Presentiamo la storia di Anna. Io ho lavorato per circa 2 mesi da Marco in un bar. Io sono una barista professionista. Dopo il primo accordo di lavorare 2 settimane di prova, ha continuato a tergiversare per quanto riguarda il pagamento sotto contratto. In pratica sono passati 2 mesi e io non ho mai visto un euro. Tanto due settimane, tu hai lavorato per quasi 2 mesi sì. E comunque non sei stata assunta. Lui trovava sempre delle scuse. Sai com'è, anche il periodo, non trovavo altro lavoro al momento. Ho pensato anche in buona fede che avesse veramente dei problemi. Ma chi cazzo ha curato la color correction di sta uccide cosa? Ogni è terrificante. Non è stata proprio curata. Hanno messo filtro X. No, non hanno fatto niente. Posso fare con le immagini normali? Hanno due color diverse e manco ci hanno sistemato un post un pochino. Hanno fatto, hanno fatto. Questo le immagini raw come questa mi sembra una color. Palese, però, palese. Questa mi sembra una color. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sembra che hanno messo una color solo su una timeline. Solo su una... Questa non ha la color. Questa no. Sì. Quindi l'hanno fatta solo su questa. Questa sì. 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 O c'hai filtri interni che molte videocamere hanno anche. Sì, ma fa cagare. Sì, ma lo sistemi poi in post per renderli un po' più simili, no? Però qua proprio non è stato fatto. Sti cazzi, stato... Marco. Sì, no, ci stiamo troppi secondi per questa cosa. Io, sì, comunque top giubbetti, posso dire. Sì. Sono un po' la gendarmeria di Facebook. Sì, immagino è nel mio stile sto giubbo. Immagino il format sia vanno a imbrutti mor capo con questi due diciamo che vestiti da security. La gendarmeria. Gendarmeria de Napoli. Poi non è Napoli. No.
crede che avesse veramente dei problemi. Sì, per due mesi sono rimasta. E tu ovviamente hai fatto presente la questione e hai chiesto il tuo pagamento, giusto? Sono romani. Cosa ti ha risposto? Ho sempre tergiversato, ho sempre trovato scuse finché io me ne sono andata. Giustamente. Ecco, e la cifra che tu intendi chiedere come pagamento è di? Voglio essere buona e lasciargli la prova e quindi 1500 euro. Benissimo, andiamo a trovare lo s***o di turno e costringiamolo a pagare. Andiamo. Dai, dai. Nero, buonasera. Quindi. Buonasera. Salve. Cercavamo Salve. Marco. Sei tu? Marco, buonasera. Piacere di conoscerti. Noi siamo Danny e Marlon. Siamo due. No, ferma. Ma si può fare sì. sta cosa? Ferma. A parte che potrebbe essere fake, però ferma. Mi sa che lo conosco sto bar, grevissimo. Vabbè, ma il discorso è un altro. Questa cosa di entrare, imboccare e poi, cioè, andare in onda. Cioè, già questo Marco avrebbe dovuto firmare, penso, una liberatoria, no? Sì, sì. Vabbè, non per stanno essere... in diretta loro, quindi... No, però per sì, pubblicare sì. Vabbè, tutto in ciò. In teoria sì. Sono vari scenari. Loro che non sono informati e che l'hanno fatto comunque, non hanno lui non ha firmato niente, quindi rischiano, post. Ma già il format di per sé è rischioso, andare a bruttia uno, no? Cioè... Comunque sì, sapendo com'è la cosa, no? Quindi... La cosa che lo mette in cattiva luce sia lui sia il suo locale, chi è che darebbe la liberatoria? Quindi già il fatto che se vede la faccia, no. io non voglio di fake, però c'ho un attimo... Proprio per quello è fake, Marco, potrebbe essere. Sì, però il commerciante, perché accettare di fare una cosa fake che ti fa fare una figura di merda? Cioè, non lo so, se vede il tuo locale, cioè fa una figura di merda. Ma in realtà non hanno fatto vedere dove sta, hanno fatto vedere solo all'interno, potrebbe tutto essere una pantomima. Magari è proprio un attore che non c'ha un locale, dici. Potrebbe, sì, okay. Vediamolo di più. Andiamo. Dai. Buonasera. Buonasera. Salve. Cercavamo Salve. Marco. Sei tu? Marco, buonasera. Piacere di conoscerti. Noi siamo Danny e Marlon. Siamo due operatori di servizio di recupero crediti. Cercavamo un Marco che ha conosciuto Anna. È una barista professionista che ha lavorato qui un paio di mesi. Che dopo il periodo di prova non è stata assunta. Si imboccano con le telecamere, questo non dice niente. Ho già accettato il fatto che lo stanno a riprendere. Già si è tolto la mascherina. Nessuna domanda. Nessun dubbio. Che cazzo sia? Ma che è? E telecamere nel bar mio. Tutto normale. E non mi sembra sia stato tagliato nulla, perché era, cioè, sono entrati e non c'è stato un taglio. Prima di levarsi la mascherina, quindi è totalmente fasulla sta cosa, non secondo me. Senso, perché ha chiamato a voi? Che non l'hanno pagata, caro. Perché secondo lei tu non hai pagato né il periodo di prova né il periodo ulteriore. Lei dice che comunque non è riuscita più a incontrarti. Ci siamo sentiti, abbiamo parlato, gli ho detto che, come mi aveva detto lei, la prova era perché voleva imparare un lavoro. Io ho detto ieri, io ho fatto il fuoco, perché se tu hai fatto il lavoro, fai un altro ieri, pulizia di casa, non puoi fare a barista. Un modo per... Quindi a te risulta che lei non era già una barista professionista, giusto per capire? Io cercavo senza esperienza un aiuto, diciamo una mano, e ho detto va bene. E quindi gli ho insegnato, ma con tutte le difficoltà che ci sono state, nel senso, insegnare a una persona che non lo sa fare per niente, ti fa cascare la zina e ti rompa la centrifuga, e ha fatto inceppare addirittura la frettatrice, cioè nel senso, sono cose che... Fa il bilanciamento del bianco. Cioè, quindi tu stai dicendo che non l'hai pagata perché gli hai insegnato un mestiere, tipo un diciamo, poi è normale che lei dopo due mesi dice però non ci ho ripensato, magari parla con qualcuno, il lavoro che dovevi fare l'hai fatto, ti sei imparato a fare cappuccino, ti sei imparato a fare caffè, ti sei imparato a fare tutto quello che ti ho imparato a fare, anche a relazionarsi con la gente, che lei non c'aveva questo rapporto all'inizio, timida, cosa impacciata, sono stati anche quelli dei problemi, nel senso. Sì. Mi sembra proprio tutto con una narrativa prestabilita, sì, palesemente con sì. dei binari proprio. L'unica cosa che ho letto forse potrebbe essere una roba simil forum, cioè magari in una situazione realmente esistita, ricreata. Okay. Che c'è da ridere? Ho detto di male. Qualsiasi video fake è una storia. Ride, ma pure uno che cade in piscina è una storia che da qualche parte sarà vera, però nello specifico, che vuol dire? Ma magari c'hanno... Guarda, sulla cosa tipo, allora posso dire, da quando ha iniziato a parlare il tizio, già in testa mia ha preso credibilità. Quindi se è fake è fatto bene comunque. Qua per tornare alla teoria, che è una cosa comunque costruita poi, alla forum. Domanda. Non lo so, perché il suo ragionamento mi sembra effettivamente il ragionamento che farebbe un barista che non vuole pagare qualcuno che sta lì con la scusa del sto a far tirocinio. Cioè, ha molto senso. Quindi, non lo so, sono un po' indeciso. Non potrei di fake o meno adesso. Io. Secondo me 100%, però volevo chiedere una cosa. Ma esiste il recupero crediti inteso come stanno facendo loro in Italia? Dutizi vestiti in modo improbabile, no,
che entrano, non ti fanno dicono... vedere un cazzo. No, esatto. Ma che? Siamo recupero crediti. Ok, ti cioè, credo non perché esiste. Sei un uomo. Ma non esiste indiviso. Neanche, quindi boh. No, infatti. Nell'illegalità sì, vabbè, sì. Ok. Vabbè, recupero credito. Magari perdite di clientela pure per quello. I clienti dicevano che non era cordiale. Sì. Secondo te il lavoro comunque, ecco, gliel'ha insegnato e comunque non lo sapeva fare, ho capito sì, bene. No. Però qui c'è stato 2 mesi. Esatto, come mai dopo le 2 settimane da prova? Va a finire che gli menano a lei. No, la mandavi via se non era così sto bene. Beh, effettivamente... La vedevo volenterosa, la volevo, però era pure difficile per me un po' di, vabbè, mo parte. Un mese, addirittura ho trovato un'altra parte. E quindi diciamo che hai deciso comunque di non riconoscergli neanche un rimborso spese. Assolutamente no, perché se dobbiamo fare... Sto Mario, no, mo, se vogliamo proprio dirlo, è stato appellato più volte come stronzo. Capito? Cioè, per aggiungere cose che non si possono fare. Cioè, tu non puoi dire pubblicamente, andiamo da sto stronzo. Gli imbocchi nel locale, dai, sì. Poi Mario accetta tutto, mi ha messo all'angolino in questo lo modo. Lo puoi fare, poi magari te può denunciare. Cioè... Però non so, io, greve, diciamo. Io vorrei vedere altri video fatto, loro come ci stavano a consigliare. Per farmi un'idea generale, che stai a discutere? In alcuni servizi degli Iene è capitato che magari con personaggi un po' problematici gli hanno certo, dato perché qualche perché le Iene se ne sbattono delle denunce perché tanto paga Mediaset. Ah, ok. Stanno un po' più tranquilli. Non sto scherzando, è per quello che loro si permettono di fare e dire qualsiasi cosa. Ma infatti avevo notato perché tanto hanno un comparto legale incredibile. C'hanno avvocati dei Mediaset che tra l'altro ci hanno mandato pure il copyright strike grandissimo su Twitch. Ci hanno perdo proprio. Io poi ho letto un post su quello di Angelo Greco che ai politici puoi dire determinate parole e non è diffamazione. Tipo buffone. Davvero? Buffone. Se può dire di un politico. Vabbè, da Ivan Greco proprio mi faccio invitamo. Invece una persona troppo no. Tutte parole non quelle labili. Ai politici sì. Vabbè, non è che poi di qualsiasi cosa. No, c'era, c'era un esempio. Che è un buffone. Sì. Buffoni! Del materiale che mi ha rotto, l'impegno che ci ho messo per insegnargli questo lavoro, sicuramente io stavo a pari. Quindi a sentire te, diciamo che tu hai già in qualche modo pareggiato i conti. Allora, guarda, queste cose a noi alcune risultano nuove. Innanzitutto sapevamo che lei è una barista professionista e che diciamo i riferimenti che ci hai dato sono completamente diversi. A questo punto... ti chiedo gentilmente di essere disponibile per un incontro chiarificatore davanti a noi. Sì, un confronto. Siamo qui anche davanti alle telecamere che sono diciamo una forma di tutela sia per te che per noi, nel senso che siamo venuti qua in veste amicale per cercare diciamo di trovare averti chiamato struzzo prima di andare magari verso altre soluzioni, no? Legali. Allora ti chiedo di avere un ultimo confronto con Anna. Marlon, vai a chiamare sì. Anna. Allora, chiamala. Sì, sì, sta qui. Attimino, Sempre chiamo Marlon. Anna. Insomma, Anna ha gentilmente chiesto di... Guarda, ci dà un'altra versione. Ora però, calmati. Che cazzo? Dai, raga, veramente. Veramente, dai. C'è gente abituata a usare i cellulari, raga. Mo cambia tutto, Io voglio vedere cosa fa una pettorina a un uomo comunque. Cioè immediatamente, no, da persona non normale che stai così pettorina. Sì. Beh, te impettisce. Sono importante. Tempettisce. Io valgo, ho potere. Vabbè, davvero, serve fatti perfetto giubbotto antiproiettili, sì, ma sì, neanche lo è. Esatto. Tutte tasche, cos'è? Nulla. È estetico. Però no, vabbè, allora, una tasca è utile per questo dead cat del microfono. Ce l'hai un giubbotto simile? Anche se l'audio fa vomitare al cazzo, quindi non lo so. Probabilmente perché l'audio peggiore era quello del tizio del bar e stava troppo lontano, ma in realtà neanche troppo, però... Cioè, ma che è sta roba? Sembra tipo la scena di una serie trash in cui sta tizia si sta per trasformare in un angelo. Sì, pure. Oppure Arwen quando arriva sul Signore degli Anelli. La musica. Ma poi mi ha fatto ridere adesso in ritardo, no? Il potere della pettorina, perché la pettorina, sai come mi viene in mente? Il cosentino che gli mettono i cani, capito? Quindi non... è tipo, so, la pettorina. Quello, il principio è quello. Okay. Ci dà un'altra versione, ora però calmati, adesso ne parliamo, ok? Che senso? Tranquilla, vieni, tranquilla. Questa... Eccoci qua, benvenuta Anna. Ciao. Allora. Però vedi, i cani non cambiano atteggiamento quando gli metti la pettorina, perché sono sempre loro stessi, gliene frega un cazzo.
L'abito non fa il mono, no. Così con la pettorina, i cani. Però alcuni cani. Tocca provare, quelli muscolosi. Alcuni cani un po' si impettiscono con la pettorina, no? Davide, quelli col muso schiacciato e muscolosi. Non sono esperto di cani. Più di cagne? Di gatte. Io so che quelli col muso schiacciato, grigi e molto muscolosi sono i più cattivi. E spesso stanno escogitando qualche piano malefico. Grigi. Sì, quelli... Su Tom e Jerry l'hai capita sta cosa. Io c'ho queste informazioni in testa. Il cane di Tom e Jerry. Stanno sempre escogitando qualche piano contro un gatto. Greve, dicono che la ragazza è un'attrice per Story Impact. No, non è vero, no. L'abbiamo vista quasi tutte, oh. No, ma infatti, ma magari ha fatto una comparsata. Ma lo sai che avrei riconosciuto, ammazza. Mo che ci penso, lui ecco forse tu l'ha visto, Story Impact. Greve. Non lo so, raga, mi pare una faccia conosciuta, però. Bellissimo, i mondi che si incontrano. Cioè, se mi dite che lei può essere... Potrebbe essere. Linkatecelo allora. Cioè, come si chiama? A me sembra strano. No, non è una faccia già vista. Episodio madre trascura figlia. Vediamo subito. Vediamo. Subito. È vero, aspetta. Guarda, subito, raga. Ma questo è un fact checking sbugiardation. No, cosa no, sennò, ma cosa no. Veloci. Ma veloci perché? Però un attimo, non è che lo levano. Sbrigiamoci. Ma che lo levino, dai, costano per levare. Ci censurano loro. Genshin Impact Italia. No, ti prego. Dove cazzo è Story Impact? Cos'era? Una pagina? Penso proprio di sì. Stava su Story Impact Italia. Allora, video, mo capirebbe all'altro. Com'era? Madre trascura figlia, tipo. Oddio. Ma se lo c'è una lente per cercarlo, Dio bello. Ah, prova sopra, no, c'è la lente sopra messaggio. Prova là. Sì, sì. Si può? Vai. Top. Ma cercate su YouTube. Vabbè, se no su Google. Siamo boomer. Basta cercare mamma trascura. Ok, oddio, questo, ma ragazzi. Ma che è lei? Oddio. No, va sopra, mi sa che era quella. È lei. Raga. No, no, fatti scherzi, va sopra. Dai, sì, non ti distrarre, è il primo. Ma non è quella a sinistra, no? È il primo? Mi sa di no. No, è lei. Non mi sembra proprio. Attenzione. No. È lei. No. Ah, no. Salve, Lori. Ah, pure tu ci no, stai. Non è lei. Come non è lei? Oddio, sì. Come non è lei? È lei. Rimetti, porca madonna. Ma qua sembra più giovane, però. Aspetta, rimetti. No, aspetta. No, è lei. È lei. No, non è lei. Aspetta, dai, che mi fa il Voglio fare la comparison. Facebook. Era di Facebook. Dov'è? Mettilo vicino se lo trovi. No, è l'altro link. L'altro? Ce ne stanno due alla fine. Questo mi sa. No. Dove cazzo sta? Porca madonna. Era Facebook, sì. Sì. Eccolo. Ah, l'abbiamo tolto. È lei, è uguale. No, oh. No, regà, l'abbiamo tolto per cento. È questo. No. L'ho aperto. 4:32. Metti in pollando, se vede. Azzi, è lei. È lei. Azzi, è lei. È tipo quattro Leo che c'ha sulla destra. No, l'hanno invecchiata col trucco. Ma appunto, sembrava più giovane lì. Bravi, regà. Vabbè, top. Porca trota. Abbiamo la conferma che è fake. Comunque, mo voglio vedere come va a finire. Ma magari pure dichiarato, eh. Cioè, magari uno show 4:32. Vabbè, se sono quelli dei Story Impact e stanno a oltre a noi. Ah, dici che è una produzione gigantesca. Se c'è un collegamento, non lo so. Eccoci qua, benvenuta Anna. Ciao. Ciao. Allora. Tenuta chi poi, quindi cosa sarebbe quest'altra versione? Allora, diciamo che secondo Marco, correggimi se sbaglio, tu in realtà... Lo spin-off di Story Impact. Sì, questo è Story Impact in the streets. Questo è quello che ci ha detto Marco. Che danni ha detto? E che c'è stato, diciamo... Che danni avrei fatto, scusa? Ma cioè, ma sei fuori di testa! No, a parte la spettatrice, tutti i bicchieri che mi hai rotto, le tazzine... C'hai gli incubi? C'hai gli incubi? È presente chi sono io? Allora, sì, quella del Story Impact. Sì, te seguo, ammazzo. Allora, c'ha gli incubi mai utilizzata da nessuno nella vita proprio. Ho gli incubi. È una cosa assurda perché, nonostante l'inettitudine recitativa degli altri, quantomeno... Sarà la mia prossima scusa per il prossimo ritardo, comunque. Ho gli incubi. Ho gli incubi. No, dico, quantomeno ce se poteva sta... Ci siamo immediatamente resi conto della falsità di tutto quanto quando hai iniziato a recitare. Sì, sì, cioè, sì. C'è proprio il bollino. Vabbè. Di autenticazione. Mo abbiamo la certezza fattuale, da nostra Story parte. Impact. Si ti giuro, guarda che non sto scherzando, è l'unica che recita veramente di merda, forzatissima. Cioè, gli altri, normale, si insomma. Sente proprio il teatro, la recitazione. Sì, vabbè, mo giudichiamo la recitazione, dato che sappiamo che è fake al 100%. Cioè, certo. Allora, trattiamo come uno Story Impact. Quindi cosa sarebbe
quest'altra versione? Allora, diciamo che secondo Marco, correggimi se sbaglio, tu in realtà qui hai imparato un lavoro, non che eri già una barista professionista. Cosa? Questo è quello che ci ha detto Marco. Hai fatto anche danni, ha detto. E che c'è stato, diciamo... Che danni avrei fatto, scusa? No, ma... Cioè, scusa! Che danni avrei fatto? Che danni avrei fatto, scusa? Dai, veramente. Comunque, secondo me ha ragione il proprietario del bar. Lei non è una barista professionista, è un'attrice. È vero, Valerio. Quindi c'ha ragione lui. Scam. Fuori di testa. No, fatta a petali. Fuori di testa. E la cine. E... C'è gli incubi? C'è gli incubi? È presente chi sono io? Guarda che io sono una barista professionista. Sai quanti posti ho girato prima di questo? Vinci. No, 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 Ciccio, io non ho fatto un giorno di prova. Io ho lavorato nei migliori bar e nei migliori pub di Roma. Che c***o stai a dì? Ma che c***o stai a dì? Devi pagare. Ma non te do una lira, ma già te l'ho detto. Ma già te l'ho detto. Ah, vedi, questo però è confermato, vedi? Vedi? Certo. Questo l'ho questo confermato. Mi pare certo, che non ci certo, sia certo. Alcun dubbio, insomma. Quindi 2 mesi di lavoro per te non valgono un c***o. Cioè, io sono da qua a fare beneficenza. Lavoro, voglio ma... Beneficenza, bravo, io beneficenza sto fatto ah, io. Tu mi hai fatto beneficenza? Certo, io ho perso 2 mesi della mia vita, pensa te, non posso manco pagare affitto per colpa tua. Ma io ho perso 2 mesi con te, a impararti a lavorare, a impararti a relazionarti con a lavorare. Forse al contrario, io ti ho insegnato il mestiere, perché quando sono arrivata qua, quello che rompeva i bicchieri eri tu, quello che si inceppava con la fetta eri grandi, tu, io te ne faccio l'occhi. Questo è proprio livello scuola serale di recitazione e improvvisazione, oh. Cioè, io tu hai fatto questo? No, in realtà sei tu! Io tu mi hai fatto beneficenza? No, in realtà io l'ho fatta a te! Grande, oh. Cioè, tipo l'improvvisazione di agganciarsi alla cosa che dice la persona e stravolge per mandare avanti una pantomima. E livello recitativo, boh. Un po' subpar. Gli altri te devo dire. Di lei? Fine, sì, no, lei è terrificante. Gli altri ci stanno. Marco, lui se la cava. Natural. Ma sì, lui alla fine è simile inviato, brumottiano. Cioè sì, però è anche... barista. Ma in questi casi, se ti fa cosa fake, devi essere spontaneo. Quindi alla fine, pure uno che non ha mai studiato della recitazione, cioè, può avere più skills di quello che sta là impostato, come il caso della signorina. Sì. Poi il contenuto di quello che dicono è proprio... quasi nullo, capito? Si stanno accusando vicendevolmente di cose, però cioè, qual è la verità? Non esiste la verità perché non è accaduto nulla di tutto quello che stanno parlando. Vabbè, andiamo avanti. Queste cose, non dire c***ate, oh, basta, fine parlare, basta! Mi devi pagare, mi devi pagare! Ma perché ho lavorato, capito? Cioè, caro, dai! Quindi ne convieni che ho lavorato? Dovremmo chiamare Rubino per sapere la verità? Ne convieni. Se mo lo chiamiamo, dai. Ovviamente era un affatto. Come se siamo detti fino adesso. Sì. Te ci rimando. Mm-hmm. Perché il tempo che ho perso io con te, cioè, non me lo ridà nessuno, capito? Certo. Guarda quanto me ne frega, visto che ci ho lavorato 2 mesi con te, brutta testa di tutto il lavoro che ti ho fatto, sono venuta a lavorare anche con la febbre. Diciamo che secondo Marco i danni che lui dice che tu hai provocato sono un corrispettivo. Oro B? Sto live? Pure io, siamo in live al Cerbero Podcast. Chiudo il sound, devo chiudere? No, ti devo chiedere una cosa. Dimmi che devo giocare. Allora, qua c'è sta una donna che si lamenta che ha lavorato 2 mesi in un bar e non è stata pagata. E dice che lei è una barista professionista... però è andata nel locale per farsi pagare e il suo datore di lavoro ha detto che in realtà lei era una schiappa che ne è buona a fa niente e quindi mo ognuno c'ha la versione sua e quindi cioè volevamo sapere la verità. Il lavoro va pagato, allora si brucia il bar. Oh, attenzione, ok, svolta rivoluzionaria. Però secondo te qual è la verità, cioè nel senso c'ha ragione lei o c'ha ragione lui? Beh, dobbiamo sentire naturalmente entrambe le campane, perché lei ti dice, io ho lavorato, eccetera, eccetera. C'è un contratto regolare da qualche parte? Oppure lavorava in nero? Bravo Rubino, bella domanda. Tocca indagare. Mi sa in nero, perché stava in prova. Il fatto è che dice... Stavi under culo, amica mia, purtroppo. Lo so, perché appunto il datore di lavoro dice che non era buona per paracularsi, invece lei dice no, in realtà io ero capace. Prima mi fai lavorare, poi quando non mi servi più mi dici che non sei buona. È facile così, ma diciamo la verità, mi hai sfruttato perché non ti ho fatto manco un contratto regolare, forse, non lo so, ipotizzo, e
e poi nel momento buono non mi puoi di niente perché lo fanno e ti mandano via. Ma dopo che la sinistra riparta da Rubino. C'hai ragione, Rubì. Mo dobbiamo indagare su sta storia. Quello è stato furbo, capito? Sì. È un paraculo. Eh sì, perché te vogliono un culo a tutti in sto mondo. Non tutti, però occhi aperti. C'hai ragione. Dai, grazie, Rubì. Grazie, Rubì, grazie. Ciao, belli miei. Ciao, Rubì. Una fonte di verità, scrivono. Beh, la sì. Verità. Ci sta. Abbastanza congruo per non pagare. Tipo quanto? No, dai, voglio sentire la cazzata, dai. Sì, certo. Quanto ti ho fatto? Dei bicchieri di merda dei 20 centesimi, ma cosa c***o stai a dire? Ma non ti ho mai rotto manco mezza cosa, ma niente. Hai parlato di centrifuga, no, affettatrice. Fatti controllare la vista perché te non hai capito un c***o. Sì. Dai, c'è un po' di cosa. Ma hai rotto il c***o 2 mesi? Che mi hai fatto? Io ti ho rotto il c***o. Io ti ho rotto il c***o. Che mi ha fatto mangiare. E allora perché non mi hai mandato via prima? Ecco, questa è la questione. Perché dopo le 2 settimane di prova? 2 mesi, uno normale si accorge se uno non va bene a lavorare, o no? Perché una testa di così. Gimmick clamoroso quello là. Guarda. Ma io ti stavo aspettando, signore, prego, ti stavo a guardare. È un gimmick clamoroso, non voglio dire altro, cioè... Secondo me in realtà è il più contento di sta fa' sta cosa. Sì, sta preso bene, sì. Perché sta proprio nella parte, sì, proprio sì, fomentato. Sì, è fiero. No, ti sto dando la possibilità di ripetere. Ti sto a ripetere una cosa. Ti sta arrivando un pugno. Ma tu sei venuta lì in bodyguard. Io non te posso dire mai. Ma che c***o stai? Ma ringrazia che ci stanno loro due, perché sennò vedevi il culo che ti facevo. Quindi stanno a tenere i bodyguard, servono per lui. Capito? Che messaggio è, capito? Vabbè. Ah, stanno a tenere. Vabbè, ma adesso scadiamo in questo tipo di atteggiamenti fisici. Non scadiamo in questi Cioè, in realtà lei è cioè, fosse vero, no? Sarebbe gravissimo, perché lei lo starebbe menando, conscia che se lui risponde, cioè, i due la proteggeranno. Sì. Quindi proprio una pezza de merda. Ovviamente sì, posso dirlo, poiché è una pantomima totale. In questa recita lei è proprio una pezza di merda. C'è la parola chiave. Speriamo ci sia. Cioè, non ci bannano. Okay. No, spero ci sia la morale finale come story. Dopo quella parola c'è maledetta. Okay. Andiamo sulla recitazione. Calma. Che Anna sia stata comunque, secondo te, una lavoratrice non all'altezza, che però comunque hai tenuto 2 mesi. Nonostante fosse in prova, lei ha firmato un contratto e quindi questo contratto va rispettato. C'è una forma di pagamento nero su bianco. Comunque, anche se te non sei stato contento del suo operato, comunque dovrai saldare il suo onorario. È giusto. Su questo non ci piove. Io invece mi do una riga. Ma perché? No, tu te ne vai a fare. Io ti ho insegnato persino dei cocktail. Un buco di merda. Non ci viene nessuno. Ma da quando c'è però rispetto a sto bar, cioè non è che è casa tua, zì. Cioè è un bar esistente. Quando ci lavoravi non era un buco del merda. No, ma anche nella realtà. Vabbè, non ci ha mai lavorato. Cioè è un bar nella pantomima. È un bar rispettabilissimo. Ma un buco del merda. A me sembra un gran bar, posso cioè, dire. La bassa che c'è nel bar post. Di lusso. E San Bucore. C'è l'Anderson. Forse ce l'hanno. Il signorino qui non me l'ha fatto il contratto, ma ha fatto lavorare nero. Come non ha fatto il contratto? Ma ha fatto lavorare nero. Pure. Nero su la via underculo, e me lo so appena inventato. E mo come farà il nostro Valla Marco? Provammo. Non c'è la prima volta non te l'ho detto, volevo vedere se avevi il coraggio, se c'avevi la dignità, le palle di dirlo. Un pezzo di carta scritta. 2 mesi a nero, 2 mesi. A nero. Non ha firmato niente. E la copistina è chiusa. Era un accordo verbale. Era un accordo verbale perché io vedo una ragazza che viene e mi chiede. Mi insegni, mi fai, mi dici. No, Marco. Ma chi te l'ha detto? Ma che non Marco, c'è? Marco, non so se fuori. Non so se per benevolenza o per ingenuità, ma sappi che questo è un comportamento illegale. Quindi tu sei passabile di denuncia all'ispettorato del lavoro regionale. Abbiamo le prove che lei ha lavorato da te e che tu non le hai fatto un contratto di lavoro, sebbene sia stato un periodo di prova, quindi a te ti spetterà di pagare sia il pattuito che una multa salarissima. A questo punto ti dico, Anna è venuta da noi, lei ha detto che per 1.500 euro devi anche ritenerti fortunato che ho chiamato loro. 500 euro. Ah, pure fortunato che hai chiamato loro. No, ti denuncio, preferisci? Sì. Mentre in una situazione... Alla fin fine c'è un po' di informazione quantomeno
che dovrebbe, sì. Ah, dicono sale in chat che non è vero neanche, cioè io l'ho dato per vero perché se stanno a fare sto format avranno una loro missione magari contro il lavoro in nero e quindi si saranno informati sulle leggi vigenti sul lavoro in nero e vogliono fare un po' di, ma no? Divulgation. Spero, ma io infatti spero che almeno con questo video ci siano informazioni vere riguardante la legge, come qua c'è sì. Il libro di Angelo Greco, no? Se così fosse sarei d'accordo nel dire che è utile, altrimenti rimane confermata una merda. Cioè, se non ci stanno a piano e manco sulle leggi. Ma sì, l'avranno controllate prima di fare tutto sto format. E io spero, io ne conosco, quindi non lo so, a me mi possono dire qualsiasi cosa. Cioè, io ci posso andare solo che per logica. Vogliono per che questi video vadano virali, perché comunque si tratta di storie che accadono continuamente, storie impattanti che accadono continuamente, e magari qualcuno lo vede e si informa attraverso questo. Cioè, proprio sta una... Se vogliamo proprio giustificare la creazione di questa cosa qua, perché pure le story impact sono create per... migliorare i rapporti umani, farlo sì, vedere. Però lasciamo forse stare. Questo non è l'approccio migliore. No, cioè poi vai lì con due bestioni, parliamone. No. Con minacce, l'ha pure colpito, no? No, no, anche no, nella no. Finzione, dico. Certo. Infatti, come scrive qualcuno, cioè quasi in estorsione, no? O me dai quei soldi che mi spettano o te denuncio. Sì, no? Sì, sì, sì. A parte che non so come funziona in realtà il discorso del lavoro in nero, perché ad esempio per le case rischia sicuramente più... quello che te l'affitta, però pure tu comunque stai compiendo un illecito. Sì. No, in realtà se accetti un contratto, no? No, in realtà sei più tutelato. Sei molto sì. Più tutelato, però molto. Pure tu hai accettato comunque una contrattazione a nero. Non è... Io mi ero informato su sta cosa e mi ricordo che l'inquilino non è così tanto imputabile perché lui ha diritto a trovare casa, una cosa del genere. Cioè, non mi ricordo. È più protetto dalla legge. Mi ricordo sta cosa qua, che è il proprietario che rischia tantissimo. Questo per le case, però. Per le case, per le case. Per contratti a nero lavorativi? Non lo so. Non lo so. Ecco, io mi ricordo bene. Mi pare che comunque anche il lavoratore dovrebbe denunciare dopo un po' che ci lavora. Però se hai fatto 2 mesi di prova e riesci a dimostrare che ha lavorato lì e lui ha accampato 1000 scuse per far contratto, però boh, ci vuole un processo, insomma. Che tutti, come fai a dimostrarlo? Ci stanno dei processi civili per dimostrare queste cose. Hai ispettorato del lavoro, il datore, so sicuro. Tecnicamente funziona. Nessuno può cacciare fuori un inquilino. Quello sì, c'ha qualche mese di tutela, anche se sta in nero. Quello sì. Deve essere ambigua, in questo momento è totalmente a favore di Anna. Quindi tu comunque sei passabile di denuncia. Ti conviene comunque pagare e corrispondere questi 1500 euro. E facciamo una scrittura privata, rilasci una ricevuta, insomma... Facciamo in va modo per me va benissimo. Questo pagamento sia comunque tracciabile. Gli dai la metà dei soldi oggi e l'altra metà vogliamo fare tra 2 settimane? Sì, però voglio che questa cosa venga scritta, che poi io voi andate via, torno e questo, no, non te do niente. L'errore iniziale, e comunque Anna ti dico, mai più, tu che sei comunque una professionista. Sì, sì, no. E che sai come funziona. La lezione l'ho imparata, c'hai cioè, ragione perfettamente. Sono io sicuro che l'hai imparata. Mai più, non lo consiglio proprio a nessuno. Non si lavora. Che ha lavorato nei migliori pub di Roma, è proprio una deficienza. Se poi va a lavorare in un cosiddetto buco di culo a nero, cioè proprio, ma che sta a pensare? Stava tutta modificata questo personaggio. Ha maggior ragione. Uno che ha un curriculum importante, no? Ci avrà comunque più scelta. Come i locali grossi che pensi che non lavora nessuno a nero là dentro, pure quelli elite. C'hai ragione. Sì, sono tanti. Sì, è vero. Voglia. Però se uno dice fa la barista professionista nei migliori. Mi sono sempre trovata bene. Perché magari ti pagano in nero e ti danno più precisi. Ah, quindi il problema è che non l'hanno pagata, non è il nero. Quindi questo è ovvio. Viene meno la morale di tutto questo video. Questo è ovvio. No, si beh, presume che lei abbia sempre lavorato correttamente. Ahimè, così molto spesso nei locali. No, certo, capito. Nella realtà sì, in realtà sì, sto parlando della storia che ha voluto creare lei improvvisando qua quelle due cazzate che si sono scritti prima. Diciamo che è una sceneggiata tremenda, sì, sì. Diciamo stavo criticando la sceneggiatura, non il mondo reale. Ricordiamo ai nostri spettatori che il lavoro in nero, il periodo di prova, va comunque contrattualizzato. Altrimenti è lavoro nero e va perseguito all'ispettorato del lavoro con tutte le sue conseguenze legali. A questo punto penso che, come hai capito Marco, ti conviene comunque conciliare. Allora, io ho un modello che serve a saldare un debito che certifica con le due parti che siete giunti a un accordo e che tu saldi a
Anna, la cifra di 1500 euro. Il modello ce l'ho qua pronto, lo compriamo insieme e chiudiamo la questione. D'accordo? Va bene. Ti conviene a te? No, non ti piegare. Combatti. Anche questa volta abbiamo fatto il massimo. Stavolta siamo riusciti a chiudere la questione. Marco pagherà ad Anna i 1500 euro che le spettano. E ricordate, non esiste lavoro di prova non contrattualizzato. Punto. Altrimenti è lavoro nero e può essere denunciato all'ispettorato del lavoro. Questo a tutti quelli che ci seguono e soprattutto ai commercianti. Occhio, che non vi conviene far lavorare in nero le persone. Mai. Non è giusto e non vi conviene. Con questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Pagami Stesso, mettete un bel like e alla prossima avventura. Pagami Stronzo. Sì, quando sono fake ne può fa quanti te ne pare, cioè, ma guarda che hai una miniera di guarda che duri è quella che è, quindi insomma che bad boys. Cioè, puoi fa qualsiasi cosa pure Facebook con la musica gang, top linea temporale, ragazzi. Oddio, siamo nella miglior linea in che temporale. Tempo linea siamo, ma che so sti video, no, sei video loro, no vabbè. Ci abbiamo tanto altro materiale. Ci abbiamo un sacco di link, credo. No, ma sono altri, no. No, cambiano gli attori. E quei due? Io volevo quelli. No, ce ne sono altri. È parte 2 questa. È la parte 2 di qualcosa. No. Tocca fare un po' una cerniera. Questo è lui, questo è lui. Valore 5.000 euro, non riesco a recuperarlo. No, no, vabbè, ragazzi, di che stava a parlare? Un'oscura Jessy. Ma no, vabbè, ma è spettacolare. Ma... avevo un bar e a un certo punto, aumentando questo affitto, mi ha costretto ad andare via. Il proprietario del locale aumentava in continuazione l'affitto? Sì, questo affitto, perché il suo obiettivo era mandarmi via. Però non riusciva in nessun modo a mandarmi via perché ero regolare nei pagamenti, allora ha pensato bene di alzarmi. Ho deciso di andarmene e ha preso però le mie chiavi, cioè quelle che mi aveva dato per poter accedere al locale. Però dentro il locale ci sono le mie cose, tra cui il bancone che aveva fatto mio padre, che è falegname, di un valore di 5.000 euro, non riesco a recuperarlo. Cioè praticamente tu hai in buona fede ridato le chiavi. Sì, ah, pensavo che mi dessi il tempo di organizzarmi con il furgone. Anche perché è un bancone, scopo, insomma, non è che te lo metti sulla spalla. Dai, no, su, certo, insomma, certo. Qualche guardino in camera. Ho visto un su Facebook un annuncio che vendeva il mio bancone. Tu sei sicura che era il tuo bancone? Sì. È la materia nostra. Una che cosa pretendi? In realtà vorrei il bancone. Tu ti vuoi il bancone indietro? Certo. Ho avuto due, ragazzi, fotografia. Mille volte meglio. Devi ridare i soldi. Quindi speriamo che questo bancone esista ancora. Comunque, speriamo. Ce ne accertiamo subito. Aspettaci qua. Aspetto. È aperto, sembra non c'è nessuno, però. Sembra vuoto. Ce l'ha spalancato. C'è nessuno? Nessuno. Permesso? Sì. Salve. Salve. Possiamo? Salve, siamo Danny e Marlon dell'agenzia di recupero crediti Danny e Marlon. Veniamo qui da parte di una sua cara amica. Non esiste nessuna agenzia recupero crediti. Ma poi Danny recupero e Marlon, crediti sembra una cosa. Hai capito? Stronzo! Così avrei risposto. Recupero crediti. Oh, ma sembra troppo quale illegale. Quale agenzia recupero crediti? Oh, recupero crediti, sai come lo fanno qua a Roma, recupero crediti? Sì, lo so, lo so. Quindi, purtroppo quindi lo so. Non lo so, insomma. Purtroppo lo so. Noi paghiamo quello che paghiamo, bisogna lo sappiamo molto vengono bene a farci diciamo del recupero credito. Ogni tanto sì, sì, sì. Chi l'ha mandato? Ogni tanto. So se paghiamo il pizzo. Allora sento così. Loro proprio veramente mi togli la vita. Allora la cara ci ha raccontato una storia un po' particolare, diciamo così, ambigua. Ha dovuto sloggiare e nel frattempo ha lasciato il bancone. Ma perché ragazzi, quanto farebbe ride un episodio crossover? E loro vengono qui, ma magari a recuperare i crediti del chitano, tipo, e semenamo. Ma famolo. Che mi dovete pagare? Ufficialmente invitati, chitano aggredisce Davide Marra. O quelli che o lancia sul lino son ego. Quelli che ci fermano poi. Però la famo caregia di Marco Chitano, eh. Sì, sì. Sì. No, no, dobbiamo... sia attore sia regista. Nulla contro questa regia, però. No, ma ci ispiriamo, facciamo pure la color sballata, così è tutto reale. Poi montiamo la clip di Mariema che mi ha dato il caporale che paga a nero i dipendenti. Ma ah, color ci stanno, così è nel loro multiverso. Sì, mi sono a contattare, io dovevo comunque sgombrare il locale. Ho capito, ma il bancone comunque è di Noemi. Ho capito, ma non me lo può lasciare dentro. Cioè, io cosa faccio ad affittare? Qua devo fare un negozio di abbigliamento col bancone dentro. Il bancone adesso non c'è.
giusto? No, è stato venduto l'altra settimana. Brava. Il bancone è stato venduto? Questo è un problema. Che cazzo, brava. Brava. Non è un problema, poteva venirselo a riprendere. Non c'è niente qua. Facciamo una cosa, intanto ci inviti dentro a dare un'occhiata, sì, così. Però dobbiamo fare una cosa celere perché sto aspettando questa persona che... Come vuoi tu, Diana. Possiamo? Diamo solo un'occhiata, così. Quindi questo è il locale. Questa cosa è un'agenzia, vabbè. Io rimani da quella borsetta. Tu ti sei negata sempre, non hai mai risposto, non l'hai mai, non hai mai richiamato. A questo punto gli voleva dietro il suo bancone. Poi mettiti anche nei suoi panni. A un certo punto un oggetto... Eh no, sì, sì, io capisco il tuo punto di vista di proprietaria delle mura e tutto il resto. Innanzitutto lei ci ha raccontato che tu hai tentato in ogni modo di mandarla via. Allora, è stato scontrato e sinceramente io ho il diritto di alzare il prezzo. Se lei poi ha deciso di andarsi, è una sua libera scelta, posso comunque vedere. Tra l'altro, vabbè, c'è una storia che ha fatto dei danni, ha fatto dei lavori senza avvisarmi, quindi con planimetria a mano, cioè c'è una planimetria... Non... Porca troia, sembra il nostro studio. Sì, sì, guarda, sì, sì, l'ho pensato prima, ma non lo volevo cazzo. Dire. Cazzo! È uguale. Prima dei lavori, parte, poi quella parte sì, è lì, sì. Falla vedere. Prima dei lavori, ovviamente, era così. Sì, uguale. Era così, dietro, col bagno lì, dietro c'era la finestra. La, c'era qua, la finestra, c'è una finestra murata. Sì. Esatto. Sopra c'è una finestra. Esatto. La murata per fare ovviamente l'insonorizzazione. Era esattamente così. Vabbè, noi stiamo sottoterra, la differenza. Sì. E volevo dire che sta seguendo lo stesso arco narrativo dell'altra cosa. Cioè, mo lei sta dicendo, però anche lei ha fatto esatto. questo. Poi ancora litiga. Non è arrivata lei, sì. E poi ci sarà il confronto in diretta. Esatto. Cioè, secondo te, Noemi ha fatto i lavori senza autorizzazione. D'accordo. Quindi tu in un certo senso... Lì si mette il nulla, un foglio cazzo, bianco bravo. Della stampante, sì. Che ti ha fatto Noemi? Anche danni, sia per sgomberare sia per i danni. Beh, diciamo che dal tuo punto di vista danni. È comprensibile, no Marlon, da un certo punto di vista. Allora, la questione è questa. Noemi voleva indietro il suo bancone. Il bancone abbiamo capito che non c'è più, non c'è l'ombra di bancone, noi non vediamo nessun c***o. A questo punto, tu sei il contributo. Noemi. Ragazzi, scusate, però sto aspettando questa persona. Fallo per noi. L'ultimo cortese incontro. Una cosa veloce. Ti ringrazio. Marlon, vado. Vai a recuperare Noemi. Due secondi. Vai, Barlow. Questo punto, no? Siete due persone comunque. Che non mi pare educate, gentili. Dobbiamo chiarire un attimino. Ok. Non è poco chiara. Dobbiamo chiarire un attimino. Per te state pari. Ciao. Musica rock. Vedo che non c'è il bancone. È un grande rapporto. Ah sì, chi ti ha dato l'autorizzazione a prendere? Ah, l'autorizzazione, è l'ASL. Passate la musica, non si capisce un cazzo. È un audio verificante. Cristo, c'hanno le videocamere da 6.000 euro. Era a norma, capito? Perché in un locale aperto, un locale aperto al pubblico, devono stare a norma le cose. L'ho fatta a spese mie, ok? Corrisponde comunque, tornando al bancone. Guarda che tutto è in regola. Sì. C'ho tutte le carte a casa. Sì, se le vuoi, allora mi dai i soldi del bancone, ok? Sì, ma ci ho lavorato 8 anni. E per lavorarci le cose devono essere in regola. Devi avvisarmi cosa che non hai fatto, quindi non ti ho avvisato. Rispondi al telefono, tesoro, rispondi al telefono. Sì, vero, quando? Sì, sì, quando? Non chiamare perché. Questa è brava, però, questa a sinistra, eh? Mm-hmm. Più credibile. È abbastanza credibile, sì. Devi sgomberare il locale. Sì, e le chiavi quando te le sei riprese? Cioè, hai pensato come entravo dalla finestra? Dalla fogna entravo? Come entravo? Tranquilla, cerchiamo di parlare un po'. Secondo me stiamo tenendo sul serio. Perché c'è un astio malcelato, no? Ah. E leva sta mano. Abbiamo osservato, come nel video di prima, un iniziale contatto fisico blando. Che sfocerà in altro. Abbiamo sì, cioè, c'è stato già spoilerato. Quindi. Certo. Cioè, guardate che fastidio. Dalla fogna entravo. Sì, come entravo? Tranquilla, ragazza. Cerchiamo di parlare un po' più di. Parli con chi parli? Col muro parli. Allora, secondo lei il bancone è andato a coprire dei danni precedenti che tu avevi fatto. E queste, diciamo, mancate autorizzazioni. Cioè, lei ha fatto delle. Cioè, e secondo te questo è stato un danno che ha provocato Noemi? Da Marlon. Donna in carriera, risponde mai, avvisi. Io non posso stare settimane chiuse perché tu non rispondi. Ah, settimane chiuse, devo stare mesi senza poter affittare il mio locale perché tu è diventato il mio preferito, Marlon. Da 8 anni ho dovuto mettere. Guardalo.
Mi frega un cazzo. Che chad, mamma mia. Io esco, la devi dare comunque, non perché te l'ho fatti io i danni, ok? Perché la polvere si deposita, i muri vanno imbiancati. Non te lo devo imbiancare io. Abbiamo accertato che comunque lui mi ha sempre pagato l'affitto, in un modo o nell'altro, hai tenuto la caparra, abbiamo capito. Quindi queste spese ulteriori che tu... No, la caparra non mi ha pagato gli ultimi 3 mesi. Vabbè, comunque ha saldato quello. Eh sì, però rimaniamo per i danni. Ma i danni non ci stanno. Che se... Non ci stanno. Un bagno diverso che non è quello che ti avevo lasciato. Il bancone. Infatti, rimaniamo un attimo. Ma l'ho detto, è stato venduto l'altra settimana perché tu non sei venuta a togliermelo di mezzo. Io come faccio ad affittare il mio locale? Mi apri il locale e io ti tolgo il bancone. Ma soldi ci sono? Sì, 1500 euro. Sì, e ne valeva 5000. 5000, vabbè. Eh sì. Sì, 5000 euro ci credo mai. Ma quali 5.000 euro? Ma l'ha fatto suo ma padre. Ma quali 5.000 euro? L'ha fatto il padre falegname, poverino, con le sue mani da vecchietto. Ma dai, sì, ma manca il papa ti fa pagare 1.000... Quindi, sì, 5.000 euro il bancone suo, vabbè, dove fai messe. E la pizza a 65 euro, sì? Era un bancone luxury. Non ci credo mai, sì. È uno scam. Suo padre è briatore, l'ha fatto con le sue mani. È uno scam 100%, sì. È una truffa da parte di quella bionda. Questa è la realtà di questa finzione, cioè certo. Che la vera truffatrice è la bionda, perché il padre è briatore. Ha alzato appositamente il valore di mercato di quella merda di coso per intascarsi 5.000 euro. Perché mio padre ci ha lavorato? Devo vedere la fattura. Ma perché c'ho il mio padre che fa il falegname? Vi ricordate quanto avete pagato la scrivania, vero? Quanto? Una franca. Tipo? È quasi. Quella moneta di Oscar. Ma non è vero. No. Ma no, 5.000 euro no. Non l'abbiamo pagata. 4.000 avete pagato. No. Ma che stai dicendo? Ma cosa? Quanto avete pagato? A scrivania? 400. Ma vaffanculo, Simo, anche 400 me l'hanno chiesto per quell'asta che hanno aggiunto questa. Guarda. No. E poi alla fine non gliel'abbiamo dati. Ma che... No, no. Per quale asta? L'asticella che tiene la cosa, volevano 400 euro. Ma vabbè. No, ma non e penso. E ci ho parlato io, sì. Ma non, non penso che abbiano sparato questi prezzi... inumani solo perché avevamo tanti soldi. Ma non so da se spendere. Inumani. Non lo so. No, ma non era una critica, Marco, a sto punto si esponga. Eh? Si esponga che? Si esponga. Esponga di te perché c'è... Ma io non mi non ti ricordi si quanto hai speso, ma che è colpa mia. La domanda è questa, Marco Chitano, secondo te abbiamo speso troppo per questa scrivania? No, costano tanto queste cose. Magari, che ne so, boh, il falegname ha chiesto questo. Ma io mica sono falegname. Il falegname. Ma direi che non doveva essere così, da come avevamo detto da progetto, doveva essere più figa. Poi sto alla falegname. Fine, ricordi com'era il progetto iniziale? E ci stava per quello che volevamo fare. Poi alla fine, essendo che è stata un po' meno di quello che volevamo, sì, siamo andati tanto. Da un falegname in cima a una collina. E ci ha fatto ha detto quell'albero, quell'albero adesso sta bene, te lo taglio. E ci ha Andrea, tagliato. Ma tu mi mano. Stai rispondendo seriamente? Seriamente stai fuori, eh? A cosa? Marra, ma non sappiamo le dimensioni, il materiale, ma cosa dobbiamo fare fact checking? Ma ammazza, stai fuori, zi. Cioè, ma non esiste questo bancone. Ma io sto a cazzeggiare. Però in questa realtà è stato fatto, ripetiamolo, dal padre. 5.000 sì, euro. Quindi prezzo iniziale di mercato, poi va a capire se la figlia gliel'ha pagato o meno. Però diciamo che dopo 8 anni di lavoro... Sì, ma hanno detto sta cosa per aggiungere indignazione al fatto che quest'altra l'abbia venduto. Sì. Capito? Perché certo, no, è una cosa sentimentale certo, anche, no? Certo. La donna che non valuta il lavoro degli altri, sei proprio una pezzente, proprio una pezzente piccola così. Sì. Odio pregresso. Non ce l'hai i valori. Ciò non toglie che comunque il bancone era di proprietà di Noemi. Quindi tu ma non potevi. E allora per me frega c***o che è tua proprietà il locale. Allora va bene, te lo spacco il locale. No, non ho iniziato io. Tu hai iniziato a aumentare l'affitto. Che c***o ti ho fatto? Che c***o ti ho fatto? Beh, allora magari non trovi l'acquirente o il nuovo affittuario. Era fatto con un blocco di marmo del valore. Ragazzi, cazzo. Era per dire. Aveva uno stemma al centro d'oro. D'oro placcato e di platino. Ma è pochissimo, 5.000.
No, uno stemmone proprio. Uno stemmone. Sì, stemmone. Un gemmone. Un gemmone. Tipo Ciccio Gamer. C'era la faccia di Ciccio Gamer, sì. In oro laccato. In oro laccato, sì, in alto rilievo, come si dice. Se tu la ruotavi. Con gli occhi in rubini. Tu la ruotavi, si apriva. E dentro sapete cosa c'era? Cosa? 125 kg di massa magra. Ma come cazzo ti è venuta? Te stavo a seguire proprio. Col chirurgo. È il chirurgo. Ti sbrighi pure. Hai capito? Ti sbrighi pure. Attenzione. Stai attento. No, tu mi ridai i soldi immediatamente. Almeno mi ridai i soldi che ci hai fatto. Anche se ne valeva 5.000. Allora tu vai, ti do 1.500 euro e mi dai il resto dei 3.000. No, non ti do proprio niente. Ti sei venuta. Ma quanti soldi vuoi? Oh, ma che ti sei messa in testa? Io ti ho lasciato il bancone qui. Certo. Ma tu sei scherzato. Classico. No, Marlo, fai qualcosa. No, aspetta, se fammi sentire urla. Ma quanti soldi vuoi? Oh, ma che ti sei messa in testa? Io ti ho lasciato il bancone qui. Certo, ma tu sei scherzato. Buone, buone. No, no, no. Guardate Marlo come inizia a saltellare appena si iniziano a menà. Bellissimo. Attenzione. Attenzione. Hai fatto. Anche se ne valeva 5.000. Allora tu vai, ti do 1.500 euro e mi dai il resto dei 3.000. No, non ti do proprio niente. Ti sei venuta. Ma quanti soldi vuoi? Oh, ma che ti sei messa in testa? Io ti ho lasciato il bancone qui. Certo, ma tu sei scherzato. Buone, buone. Buone, buone. No, 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 no. Per favore, no, per favore, no, 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 devo fare qualcosa. Lo scopino del cielo. Lo scopino, dai. Gli ha schizzato tutto un po'. Ma che faccio Sacchitano? Gli ha fatto una schizzata di merda. Che ha fatto? No, è schizzata di merda. No. Guarda che si copre la faccia, mazza, ripezzettini di merda. Lanciava merda. Attacco batteriologico. Che cazzo di tresciata comunque. Attacco batteriologico. Porca troia, che schifo. Anzi, guarda che la merda è pericolosa. Porca troia, sì. Te lancia la merda. Ma fammi sentire che dice quando lancia sto coso. Buone, buone. Buone, buone, buone. No, 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 no. No, 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 per favore. Ecco, tienila al muro. Tienila al muro. Mi lanciò la merda così. Mi ha tirato la merda. Ma come posso farci un libro? No, non voglio niente. Basta. Ma che schifo. Se sta fuori ho detto. Ma che schifo. Ha preso quei schizzetti di merda. Ma che schifo. Che cosa orribile. Buoni, buoni. Vedi che si pulisce. Ma tu non sei buono. Ma che schifo. Ma che schifo. Ma come può farci un libro? No, 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 no. Non voglio niente. Ma che schifo. Porca roba. No, ragazzi. No, no, così no. Questa è la. E ci vogliono pure le malattie. Schifo. Schifo. Brava, e cos'è Sergio? No, no, Madonna! Tu falli! Allora ragazzi, basta, ecco, più trash di questo non esiste! Ma non esiste cosa? Allora... Cioè, perché pretese? Allora, allora... Allora, Marla, Marla... Mi la goccia in faccia, dai, raga! Così no, Al massimo fai l'antitetanica! Così, dai! Comunque, ragazze... Manteniamo un certo livello, per cortesia. Un certo livello! Vabbè, ma questo è bene subito, ma anzi, ma questo video è oro. Manteniamo un certo livello. Un certo livello. Quello che le malattie. Come lo dice, però. Ma io sto sentendo male. Oddio. Così, dai. Comunque, ragazze. Manteniamo un certo livello, per cortesia. Appunto, lo spazzolino, il livello è proprio a terra. Ma vale la pena di fare questo certo livello. Spazzoloni del cesso? È una situazione di merda, diciamo. Ah, fa ride perché capito.
Lo scopettone per cesso. Ma guarda, questa situazione proprio immagino a livello attoriale è molto più divertente e stimolante. Cioè almeno fai pure utilizzi oggetti di scena, ah, sì, sì. Crei cose, interazioni. È più intrattenente questo. Sì, c'è no, no, ma ammazzato. Non troviamo un modo per farlo chiudere in maniera qua almeno. Guarda, diciamo. Se guardo 500 euro alle basi, no? 500 euro è un po' pochino, no, però diciamo che ci siamo. No, ma che è degenerata, eh. Marco ha fatto un super go, Marco ha fatto. Non so, io spero di sia sentito proprio oro. Cioè. È un po' pulito. Hai fatto così, fatto prima che lo... Sì, l'ho fatto un po' a mic. Bellissimo. No, rientriamo. Porca, come ma... Insomma, un modo per farlo chiudere in maniera qua, almeno. Diciamo. Se guardo 500 euro... Ah, basi, no? 500 euro è un po' pochino, però diciamo che ci stiamo arrivando. È un tendere una mano, un po' sporca come mano, ma insomma. Appunto, sta a fare l'elemosina. Ah, facciamo così. Mancone, tu hai guadagnato 1500 euro, no? Ma io capisco le tue ragioni, però a livello legale purtroppo questa situazione non si svolgerebbe così. Allora, per evitare le spese, di pignoramento, messo in mezzo di avvocato. Può solo peggiorare la situazione, a livello proprio di spese, non ti sto lasciando, Diana. Allora, 500 euro sono poche. Vogliamo dare 1000 euro a Noemi, a Salto e Straccia, la chiudiamo qui? Se andiamo a Sembra proprio, no? Ma definitivamente se andiamo a f***o. La metà del pappone, 7,50. Quanto vuoi allora? In un'unica soluzione oggi. In un'unica soluzione, 1000. 1000, ha detto 1000. No, 7,50 ti faccio un bonifico. Un'asta praticamente, una contrattazione. Questo mancone non ha modo di essere valutato, specie adesso. Andare in causa per una cifra del genere non vale la pena. Ma mi da subito. Anche se dovessi vincere, rimaniamo a questo, ti da subito. Contatti. Allora facciamo così, da 250 e noi vi forniamo una scrittura privata adesso con i vostri nomi in cui prendete un impegno. Cosa fornisci? Ma c'è tutte scritture private. Vuoi fornire? Ma chi cazzo gliele fornisce? Ma quale scrittura privata? Cazzo. Ma cosa vuole fornire questo? Vi forniamo una scrittura privata. Carte non va bene. Ma che è la scrittura non va privata? Fatto bene. Ma invece pulisco il culo la scrittura privata. Questo non può fornire un bel nulla. Non lo so. Allora, raga, tra privati non so se effettivamente si può fare un foglio. Sì, ma questo non può fornire niente. No, non nella vita. Lui no, non può fornire nulla. Però nel mondo reale sì, no? Sì, ma questa è una domanda seria. Dipende, magari con notai. Cioè, dipende un contratto, qualcuno dovrà si può fare, stilarlo. Sì, per carità, però questo non è che prende, vi forniamo una scrittura privata, cioè sì, un pezzo di carta. In realtà funziona, è un contratto tra privati. Non è che lo fornisce lui. Vabbè, ci vuole tanto. Però dici, neanche quello è in grado. È in grado, sì. Manco un foglio di carta. Neanche lì. Se non rispetti l'impegno, poi si va alle vie legali. Non conviene, non conviene a nessuno dei due. Sparisce dalla tua vita. Assolutamente. Ma io non voglio più vedere. Come un getto d'acqua che va via. Sì, sì. Tu esatto. Un getto d'acqua che ripulisce la questione. Sotterriamo l'ascia di detto Marlo, la merda. Ok? Non vi chiedo di stringermi la mano. No. Ma adesso ti scortiamo all'ATM. Marlon prepara la scrittura all'ATM. Ma che forti di mafia. Ma che forti se scortiamo all'ATM. Così pari ritirargli dai soldi in cash. Così la controlla. Ti scortiamo all'ATM. Un po' esagerato. C'è proprio cash, capito? Così su due piedi cash. Scrittura privata. Manca la mafia, oh. Ma davvero? Secondo me infatti questa è una cazzata. Infatti nel video quello del bar, che se fosse più recente avrebbe senso, perché lì gli hanno detto di fare una ricevuta comunque. Sì. A parte che lì era un rapporto lavorativo, sì, quindi forse era diverso. Sì. Però sì, sarebbe meglio fare un pagamento tracciato sicuramente. Vabbè, piuttosto che andare a prelevare. Ti scortiamo all'ATM. No, cioè, stiamo proprio lì in attesa che ritiri i soldi. È super intimidatorio. Sì, loro vogliono far vedere tipo che loro sono così buoni, poi, che ti poi proteggono. Ma non esiste sta cosa, dammeli sull'unghia. Sì, sì, a nero così poi. Sì. No, ma poi c'è la Giuse Simone. Cioè, il fanno sta scrittura, quello ok, però. Può essere pure. Il prelevo è un po' scam, specie se c'è un'azienda e devi fatturare. Perfetto. Eccoci qua, scrittura privata. I soldi sono stati recuperati. L'ho già fatto, ma sono stati velocissimi. L'ho già stampata. È già stata arrestata. Ammazza, oh. Noemi, sei soddisfatta? In parte, rispetto agli altri. Vabbè, però insomma qualcosa in mano. Diana, sei soddisfatta? Ah sì, così me la tolgo di mezzo. Perfetto, si tolgono di mezzo e chiudiamo qui. La paga mi sta tutto. Alla prossima avventura. Dai.
Marlon ufficialmente invitato. Non ce la posso fare. Guarda, guarda. La prossima avventura. Dai. Qui sta carichissimo. Sta carico proprio. Ragazzi, io sono contento che abbiamo scoperto sto canale. Infatti, sì, grazie di avercelo consigliato. È vero. A far video, sai, è venuto sempre, tipo il cane pazzo che reagisce. Farita, una cifra di queste cazzate. Vabbè, nuovo Story Impact. Ah, guarda, no, toccherebbe fare una live con cane pazzo dove guardiamo sti video. Sì. Capirà, lui poi si incazza su queste vicende di strada. Non gli diciamo che è finto. Ah, ok, ok, ok. Allora, oddio, cane pazzo, me lo conosco bene. Allora, voi non sapete, io ho ancora da parte, sono molto maniaco in questo, le registrazioni integrali di ogni mio video. Quindi io so come si incazza cane pazzo, come te farlo prego, incazzare. Sì. Io vi assicuro che con sti video lui si avvelena. Te prego, fallo venire. Si avvelena. Tipo venerdì alle 15, sì, se si può. Implode. E mo gli domando quando può. Te prego, sì. C'hai, o domani sera, che ne so. Ma io gli domando quando può lui. No, mi sento male. Io so che poi lui si imbestialisce su queste cose qui, capito? Mi offenderà, dei pagamenti, dei contratti, su queste cose si trigger. Pure l'altra volta che era... le agenzie immobiliari, sì, guarda, sì, perché sì. Amico mio mi ha fatto sì. Così ah, lui, sì. Pure nonna poi, scrive sì, Lucia non di niente Luci. Io dico, no, che dici? Cane pazzo mi ha fatto fare una figura di merda col commercialista. Perché? C'è state pure voi nel gruppo. Ah, sì, ah sì, la sì. Cosa sì che ha detto ma che noi non il cazzo per un'ora intera. E io ho detto vabbè, gli do retta. Oh, dovete fare richiesta del bonus gas e luce. Perché lo danno a tutti, dai, fallo, schier commercista, sì, vabbè, mo gli scrivo, schier commercista, vabbè, io ho scritto al commercialista, risposta del commercialista, ma in realtà voi non siete, cioè, non è solo per, non rientrate nei criteri. Sì, sì, c'era tipo un fatturato massimo, me sa, ma una sì, cosa del genere. È solo con un ISE, insomma, sì. Quindi vaffanculo, cane pazzo, cioè, vabbè, non mi fido più di te. Questa sera, sì, Lupus, con tanti ospiti, c'è un gruppo, come posso dire per non dar spoiler, variegato, un gruppo abbastanza diverso stasera, mettiamola così. Top, preparate i punti rana perché stasera miscuglio. Diverso, li perderete tutti. A dopo, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, a stasera, ciao. Che squali state arrivando. Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.